Oggi diamo una possibilità a un cagnolino dolcissimo che non ha mai avuto visibilità qui in Canili alla Terza. Un invisibile, praticamente. Un cane buono nel quale forse non hanno tanto creduto. Avranno pensato che un cane nero, un cagnetto così, forse insignificante, non avrebbe avuto successo. Ma chi lavora qui ai box? Sa che non è così, sa che lui non è un cane insignificante, non è un cane che non può trovare accoglimento in una famiglia. E quindi eccoci a proporlo, a dargli l'ultima possibilità prima di lasciare noi il canile. Lui è Scream. Per sapere qualcosa di lui abbiamo dovuto leggergli il chip e andare a cercare sul registro. Sul registro è scritto che è nato nel 2012. Come potete ben capire, non possiamo raccontarvi altro di lui perché esiste già dalla precedente gestione. Povero Scream, povero piccolo, rimasto sempre nell'ombra. Lui condivide il box con i fratelli. I fratelli sono qui, ve li facciamo vedere perché saltavano addosso, li abbiamo messi un attimino dentro la stanza. La sorella è quella Chiara. Il maschietto identico a lui, un po' più piccolo. Oltre ad essere molto dolce e buono, mi dicono che è vivace, perché in effetti un cane nato nel 2012 è ancora giovane. Il suo musetto bianco direbbe il contrario, ma vecchietto non è assolutamente. È un amore. Merita una famiglia. Quanto peserà lui? Poco più di 10 kg. Un 12 kg al massimo, amore, guardate, scodinzola basso perché è anche un po' timido. Ci dispiacerebbe se non trovasse adozione, però vorremmo anche per lui una famiglia che comprenda il fatto che una volta uscito dal canile potrà avere qualche difficoltà, perché immaginate che l'intera sua esistenza l'ha trascorsa sul cemento, sempre in un box. Sempre a udire gli stessi rumori, a vedere solo cani e gli operatori. Non è giusto. È dolcissimo, ma guardate che occhi che ha, gialli. Fatti vedere, amore, non avere paura. Tu sei anche vivacissimo, un giocherellone. Quanto sarebbe bello dargli una casa, anche un giardino dove correre, ma prima di tutto il contatto umano. Questi sono i cani che nessuno vuole, i cani che non hanno nulla di speciale, dei meticci. Ma è possibile che debbano rimanere chiusi in canile? Se qui venisse gente, si accorgerebbe della sua dolcezza, ma non vengono da queste parti, non vengono ad adottare, vengono più che altro ad abbandonare, quindi possibilità per lui zero qui in zona. Dobbiamo proporlo con la rete in tutta Italia, è l'unico modo. Speriamo che qualcuno intenzionato a fare un'opera di bene dia una possibilità a questo amore. Noi ci abbiamo provato, Scream. Speriamo bene. Ciao piccolino. Buona fortuna.